Grazie. Io mi soffermerò in modo particolare sul ritorno dei sopravvissuti ebrei dai lager nazisti, sulle modalità e sulle difficoltà del racconto di quello che hanno subito e di come viene fatta l'informazione dalla stampa italiana nel corso del 45, appunto sul tema di quella che noi oggi chiamiamo la Shoah. In premessa ricordo comunque che il ritorno degli ebrei, non posso dire sempre le loro case, ma quantomeno le loro città, gli ambienti d'origine, è scansionato dagli avvenimenti della guerra. E quindi prima torneranno gli ebrei che sono vissuti in clandestinità attorno a Roma o a Roma stessa, poi quelli dell'Italia centrale, poi quelli dell'Italia settentrionale, riparati magari in Svizzera. I sopravvissuti, circa 800 sopravvissuti alla deportazione in Germania o in Polonia, ritorneranno invece scaglionati nel tempo nel corso, direi, di tutta l'estate del 45. Quindi dopo anche un periodo che può durare diversi mesi di permanenza in campi, in sanatori, in ospedali, vuoi russi, vuoi americani. L'ebreo triestino Bruno Piazza rientra nel giugno del 45, Luciana Anissimi il 20 luglio, Nedo Fiano arriva a Firenze in agosto, Liliana Segre a Milano il 31 agosto, Liana Millu a Genova in settembre, Primo Levi a Torino il 19 ottobre, ecco, giusto per citare qualcuno dei nomi più conosciuti. Sono dunque ritorni alla spicciolata, distribuiti nel tempo, mescolati con tutte le altre categorie di deportati. In modo particolare per gli ebrei sopravvissuti vale la constatazione che da parte dello Stato italiano non esiste alcuna forma di aiuto, di recupero e di sostegno. Semmai per tutti ci sono le forme di organizzazione dal basso, fatte da parrocchie, da diocesi, da comuni, da associazioni di varia natura, che dalle città del nord si dirigono verso Pescantina piuttosto che verso il Brennero a recuperare quelli che trovano. E quindi in particolare gli italiani e le italiane appartenenti al popolo ebraico deportati non solo hanno subito le difficoltà dell'isolamento, nei loro racconti c'è spesso la sottolineatura che erano isolate nei lager per problemi linguistici e per problemi numerici rispetto alle polacche, rispetto alle ungheresi, rispetto alle russe, rispetto alle stesse francesi. Questo rientro si imbatte poi, e qui il discorso è comunque per tanti deportati e non solo per gli ebrei, nelle lentezze della burocrazia, su cui però farò un'osservazione conclusiva, nella totale incomprensione di moltissimi agenti pubblici, dagli agenti delle forze dell'ordine ai bigliettai delle ferrovie o dei mezzi pubblici, controlli spesso rigidi e sprezzanti, alimentati ancora magari dalla propaganda ebraica, anti-ebraica precedente. La lentezza della burocrazia apre poi un altro capitolo che è stato più volte studiato e che non toccherò, che è quello della restituzione dei beni e la persistenza di ostacoli che vanno addirittura oltre il problema della restituzione dei beni. Andrea Villa ha ricordato che nel 47 viene chiesto alla comunità ebraica di Verona di pagare le spese per il mantenimento del campo di concentramento di Caprino Veronese tra il 44 e il 45. O la famiglia torinese Lattes viene richiesta di pagare sempre nel 47 le migliorie apportate al palazzo che gli era stato confiscato nel 44 e che non avevano ancora riavuto. Non stupisce quindi la sensazione di estraneità di molti di questi sopravvissuti. Nel suo Tagebuch, il diario che scrive Liana Millu e che è stato poi pubblicato però decenni dopo, scrive il 2 giugno del 45: da un certo lato non desidero mica di tornare in Italia, mi vergogno di lei e la bandiera che un tempo mi riempiva di amore ora mi lascia del tutto indifferente.
Beati i francesi che possono portare così grandi le loro bandiere, e i greci e i belgi. Il ritorno di queste persone sopravvissute ad Auschwitz o agli altri campi in cui poi erano stati trasferite, è caratterizzato da una serie di elementi comuni. Li elenco: la sorpresa di chi li vede tornare senza preavviso e per di più trovandosi di fronte delle persone che non corrispondono allo schema del sopravvissuto del lager. Liliana Segre ha raccontato che quando è stata liberata pesava 32 kg, quando arriva a Milano ne pesa 70. Primo Levi si è descritto gonfio, barbuto e lacero. Quindi peso enorme avuto, recuperato in questi mesi dopo la liberazione dai lager, fa sì che queste persone tornino a casa irriconoscibili. E appunto non rientrano nel canone dell'uomo scheletrico o della donna scheletrica. Secondo, la difficoltà, per non dire l'impossibilità, degli stessi familiari e quindi anche degli stessi ebrei, quelli che erano sopravvissuti in Italia, di comprendere cosa era stata effettivamente la realtà del campo di sterminio. La mancanza di familiari o parenti, cosa che accentua naturalmente la solitudine o le incertezze. La disabitudine alla vita normale, praticamente tutti dicono i primi mesi non riusciamo a dormire nel letto, Primo Levi ricorda cammino sempre con gli occhi rivolti verso terra, chi è diventato maleducato ha imparato le parolacce, Liliana Segre, chi si spaventa per il suono delle sirene o quando vede un treno e via dicendo. Ebbene, in questo contesto comprensibilmente per noi tanto difficile, il primo impatto è quello di raccontare, di dire quello che si è vissuto. Liliana Segre ha detto: avrei voluto parlare a lungo per dar sfogo a tutte quelle cose che mi dovevano uscire e poi non mi sono mai più uscite, ma ho immediatamente capito che non c'era alternativa al silenzio. Gotti Bauer: all'inizio ho tentato di raccontare, ma ho smesso subito. Il nostro più grande desiderio, il nostro bisogno, era dire a tutti quello che ci era successo, ma ci siamo subito accorti che le persone non volevano credere e non volevano più sentir parlare di tristezze. E così Giuliana Tedeschi, Liana Millu e, nel caso di una deportata politica, Lidia Beccaria Rolfi, che riporta però il caso di due ragazzine ebree ritrovate in un campo di raccolta in Germania, per cui si ritrovano i deportati politici, militari italiani e sopravvissuti ad Auschwitz, degli stessi deportati nessuno vuol credere al racconto di queste ragazzine scampate ad Auschwitz. È impossibile. E la reazione di molti, ripeto, anche all'interno delle stesse famiglie di ebrei, è quella di dire, secondo un meccanismo che credo attraversa tutti noi per altri motivi fortunatamente molto più leggeri, quello di dire: ma no, ma anch'io ho sofferto. Alcune di queste ragazze sopravvissute dicono: ma la mamma che era, si era salvata era preoccupatissima perché ha perso i coperchi delle pentole, o chi non ritrova più il mobilio. E quello è il grande cruccio, e di fronte a queste reazioni era inutile parlare di Auschwitz. Non stupisce dunque ancora che Liana Millu scriva una frase in qualche modo poetica ma tremenda: andate, o umani, più niente voglio avere a che fare con voi. Liana addirittura penserà al suicidio nei giorni del Natale 45, sarà distolta dalla pioggia che la spingerà a casa invece che andare a buttarsi sotto un treno. E per allora si si pone il problema di come alcune di queste, soprattutto donne, decidano in definitiva di affidarsi alla parola scritta. Non era stato solo Primo Levi a pensare che bisognava testimoniare, lo pensava già dall'aga. Liana Millu comincia a pensare di raccontare per iscritto quello che ha passato proprio in quel Tagebuch, cioè in quel diario che ha trovato nuovo, bianco, in Germania, buttato nelle
immondizie per terra, e su cui aveva cominciato appunto a scrivere. E il 15 giugno, ancora in Germania, Liana scrive: mente sveglia, gran voglia di scrivere, ma cosa? Ricordi i racconti di Birkenau e traccio uno schema che sarà poi sostanzialmente, per alcuni aspetti, simile a quello che diventerà l'indice del suo fortunato libro Il fumo di Birkenau, che uscirà nel 47. Ecco, forse c'è da chiedersi se non si voglia a questo punto utilizzare lo schermo della parola scritta, magari rivolgendosi o sperando di rivolgersi a un pubblico più ampio, vista l'impossibilità di essere ascoltati con la parola orale, con la parola pronunciata. Sta di fatto che, a parte i racconti come quello noto di Giacomo De Benedetti sul 16 ottobre del 43, quindi sulla razzia del ghetto di Roma, già a partire dalla fine del 45 cominciano ad apparire alcuni testi scritti che hanno la caratteristica di apparire su giornali in qualche modo periferici, salvo un caso, oppure da case editrici di secondaria importanza, spesso destinate poi al fallimento o alla chiusura nel giro di breve tempo. Per dire, Lazzaro Levi pubblica il suo racconto sul giornale di Trieste, La Prora, tra dicembre 45 e gennaio 46. Poi escono i racconti curati da Alberto Cavaliere della ebrea russa Sofia Shafranov, I campi della morte in Germania nel racconto di una sopravvissuta da Sonzonio. Il giornalista Carlo Ottani raccoglie una serie di testimonianze. Ma già alla fine del 45 è pronto un libro di Bruno Piazza, che ho già citato, Perché gli altri dimenticano. Piazza è uno di quelli che si è salvato anche per circostanze fortunate, perché è un ebreo che però è stato classificato come politico e quindi in qualche modo, tra virgolette, protetto dalla Gestapo perché era suo all'interno dei campi polacchi. Ebbene, Bruno Piazza viene intervistato da un meritevole giornalista della Stampa, Antonio Antonucci. Antonucci dedica due articoli al racconto di Piazza, che è abbastanza preciso perché lui ad Auschwitz c'era stato, però il libro non esce. Il libro è dichiarato pronto, uscirà nel 56, quindi 11 anni dopo, da Feltrinelli, 11 anni dopo gli articoli della Stampa e 10 anni dopo la morte dell'autore, perché Piazza morirà nel 46. Nel corso del 46 ci sono ben quattro donne che affidano alla carta stampata il resoconto: Alba Vale Capozzi, Frida Missul, Giuliana Tedeschi e Luciana Nissim. Non mi posso soffermare sulle caratteristiche del loro racconto, a cui si aggiungerà quello di Liana Millu poi nel 47. Ecco, sarebbe interessante fare un'analisi, qui controllo le lancette dell'orologio, fare un'analisi anche sulle modalità della scrittura femminile e sul fatto che siano soprattutto donne a scrivere quello che hanno subito. Una caratteristica interessante è che è un racconto a episodi. Il caso classico è Il fumo di Birkenau, dove quasi la protagonista si mette come osservatrice e non come una persona che ha vissuto direttamente l'orrore di Auschwitz. E sottolineo il fatto di questa maggioranza di donne scrittrici in questo periodo, perché segna una tendenza che invece verrà completamente ribaltata nei decenni successivi. Quanto a Primo Levi, è troppo noto per soffermarmi su di lui, se non per ricordare che già prima del suo celeberrimo testo aveva preparato insieme a Leonardo De Benedetti il rapporto sull'organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per ebrei di Monowitz. Lo aveva preparato per il comando del campo gestito dai russi a Katowice e lo viene a pubblicare in italiano su Minerva Medica, sottolineando nell'edizione italiana forse un eccessivo ottimismo. Dice Levi in apertura: forse non v'è alcuno che ignori ancora che cosa siano stati quei luoghi di sterminio. Ecco, qualcuno che ignori ancora, forse una nota eccessivamente ottimistica. A proposito di Levi, sono note le disavventure del suo testo, eccetera, non ci ritorno certamente adesso,
mi piace però citare la recensione che Arrigo Kayumi fece sulla Stampa il 26 novembre del 47, immagini indimenticabili in prima pagina. Kayumi metteva a confronto il libro di David Rousset, L'universo concentrazionario, tradotto in italiano Dio Caporale, con proprio Se questo è un uomo e Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, e concludeva con questa frase che mi sembra bella: il tenue chiarore dell'alba si profila al termine del libro di Calvino, tutto nero e desolato quello del Levi, non dimenticheremo presto le loro immagini. E infatti non ce ne dimentichiamo. Detto questo, mi soffermo su qualche aspetto dell'informazione che viene data dai giornalisti, dalla stampa, quindi non direttamente dai reduci, dai sopravvissuti ai campi di sterminio. Qui il dato comune a quasi tutti gli interventi della stampa italiana, almeno quelli che ho potuto vedere e quelli che sono stati anche citati in un libro di Sara Fantini, è la sovrapposizione delle diverse esperienze di deportazione, con la sottolineatura particolare, qui arriviamo poi al tema della memoria, di coloro che sono stati i deportati per motivi politici. Quindi confusione tra deportati militari, deportati politici, deportati per motivi razziali, ma la preminenza nelle testimonianze, nei ricordi, nelle citazioni, soprattutto nella stampa di sinistra, penso all'Avanti e l'Unità, è volta appunto ai deportati politici. Il motivo è intuibile: il deportato politico è immediatamente riconducibile alla lotta, alla resistenza armata, oppure agli scioperi operai, quindi comunque un coinvolgimento anche politico diretto. Il prigioniero militare no, men che meno l'ebreo deportato, soprattutto perché poi spesso si tratta di ragazzine che sono sopravvissute, di giovani. E quindi tutti i tipi di lager vengono confusi in un unico tipo, creando poi quella definizione comune di lager di sterminio che viene adottata indistintamente per tutti i campi e che ancora oggi si usa senza fare chiarezza. E quindi Auschwitz è in realtà sopravanzato da Mauthausen o da Buchenwald. Si parlerà, come vedremo, molto poco di Auschwitz. Soprattutto si parla di Buchenwald, di Mauthausen. Qualche volta compare l'indicazione di Treblinka, spesso con storpiature in Treblinka. Fugacemente si cita Majdanek, gli altri Sobibor, Heun, Beusetz sono completamente dimenticati. Però appunto è significativo che il deportato per motivi razziali sia messo in secondo piano rispetto al deportato per motivi politici, con una situazione rovesciata rispetto a quella che poi si è creata e che anche Boccardi prima ricordava. Se oggi noi chiedessimo a un nostro studente dammi l'identikit di un deportato, direbbe l'ebreo ad Auschwitz, dimenticando poi totalmente invece il deportato politico. E quindi qua ci rimettiamo in tutta la costruzione della memoria. Un'osservazione va fatta, e cioè che molte delle informazioni che compaiono sulla stampa italiana dipendono dalle agenzie straniere, e quindi non ha senso poi accusare il giornalista italiano di aver storpiato un nome o di non aver detto una cosa piuttosto che un'altra, perché bisognerebbe risalire alle fonti che sono la Reuters, l'ANSA o l'Izvestia o la TASS o anche la Pravda come quotidiano. Ecco, non esiste comunque la tendenza, lo dicevo già adesso, a capire la specificità degli ebrei, anche nei titoli e anche nel contenuto degli articoli. 5 giugno del 45, il Corriere di Informazione, che usciva al posto del Corriere della Sera, titola 5 milioni di polacchi periti nel campo di Oswiecim, dove addirittura si usa il nome polacco di Oswiecim invece che Auschwitz, aumentando le confusioni dei lettori. Oppure il 21 agosto, lo sterminio di Treblinka, sottotitolo: i nazisti vi trucidarono 2,5 milioni di esseri umani, da 10 a 12 mila al giorno. E solo nel testo si comincia a parlare della colpa di essere ebrei. In qualche caso non si capisce nulla, perché non si sa il tedesco.
14 dicembre, sempre il Corriere dell'Informazione, il metodo Kugel per lo sterminio dei prigionieri. Sia il giornalista Antonio Caprile sia poi la storica Fantini non sono accorti che Kugel in tedesco vuol dire pallottola, e quindi la cosa diventa più comprensibile. I vari campi che si citano sono appunto per lo più Buchenwald-Mauthausen, poi Bergen-Belsen, perché si apre in autunno il processo alle guardie di Belsen, si dice. L'unità è quella che, essendo stampata a Roma, quindi può farlo, a differenza dei giornali del nord, dà notizia della liberazione di Oswiecim il 27 gennaio e il 2 febbraio, proprio sulla base della TASS, dice che era stato liberato Oswiecim, un grandissimo campo di concentramento. Si parla di bambini malati assassinati col gas, i cadaveri cremati, molte migliaia di morti, la parola ebreo non esiste. Così come non esiste il 7 maggio del 45, quando viene riportata la relazione della Commissione straordinaria sovietica, si danno dati quantitativi sulle vittime, sull'esistenza delle camere a gas, sul Zyklon B, i forni crematori, la parola ebreo non compare. Ci sarebbero molti altri esempi da fare, ma devo dire qualche altra cosa forse più interessante. Concludo questa breve parte sulla stampa, che in realtà non è breve nel mio testo, ricordando quello che ha ricordato Liliana Segre. Ho detto, ritorna a Milano il 31 agosto del 45. A settembre un giornalista del Corriere Lombardo la va a intervistare perché degli amici hanno segnalato, guarda che è tornata una da Auschwitz. E Liliana ha ricordato questo fatto come un'esperienza particolarmente umiliante, perché dice, cominciai a parlare, subito mi resi conto che il giornalista non credeva al mio racconto. Ne uscì un articolo storpiato nella forma e nella sostanza. Però mi interessava arrivare alla conclusione con qualche osservazione sull'atteggiamento della stampa cattolica e della Chiesa. L'Osservatore Romano nulla dice sullo sterminio degli ebrei, o perlomeno ci sono notiziole indirette, come quando ancora prima della fine della guerra, il 21 aprile, si riporta notizie di agenzia secondo cui Churchill stava concordando con il generale Eisenhower di fare un'ispezione sui luoghi dove si sono svolte le atrocità recentemente denunciate. Anche successivamente, quando inizia il processo di Belsen e poi il processo di Norimberga, brevissime notizie di agenzia. Gli articoli dell'Osservatore Romano, e ce ne sono alcuni nel corso del 45, semmai rivendicano i meriti della Chiesa nel salvataggio degli ebrei. Così il rabbino capo Safran ringrazia il nunzio apostolico in Romania per l'opera svolta. Si parla del segretario in settembre, il segretario del Congresso Ebraico Mondiale, che ha chiesto udienza al Papa per portare di persona la riconoscenza. E poi un'inaugurazione di un convegno il 28 novembre del 45 di rappresentanze straniere a Roma per fare il punto sulla situazione degli ebrei italiani. Questa delegazione di una settantina di persone è ricevuta da Pio XII. Pio XII si compiace naturalmente dell'omaggio e risponde con un discorso. In questo discorso, fatto, ripeto, a rappresentanti ebrei nel novembre del 45, non c'è una parola sugli ebrei. Si parla di abissi di discordia, odio, follia della persecuzione, popoli e stirpi, l'unico riferimento, popoli e stirpi, vittime innocenti e nulla di più. E per tutto il 45, quindi in una situazione ormai in cui i tedeschi non ci sono più a Roma, Pio XII non parlerà mai, almeno nei testi, quelli più importanti che ho visto, della parola ebreo. Nel discorso del 2 giugno del 45 ai cardinali per la festa di Sant'Eugenio, suo onomastico, ricorda i preti internati a Dachau, niente. 24 dicembre, radiomessaggio alla vigilia del Natale, il tono è dominato dai prigionieri di guerra e dai detenuti politici,
si parla del prolungamento senza ragione sufficiente della cattività, il giogo della prigionia che è stato aggravato dal peso di faticosi e non debiti lavori, e poi si dice si è negato, attenzione, con modi disumani il trattamento dovuto anche ai vinti, e si parla dei detenuti politici. Ma i detenuti politici alla vigilia di Natale del 45 sono i collaborazionisti per i quali si chiede in qualche modo clemenza, sono i vinti. Ben diverti, quindi questo apre problemi sull'atteggiamento di Pio XII, la polemica sul silenzio non può fermarsi al 25 aprile del 45 oppure alla liberazione di Roma l'anno prima, bisognerebbe avere un respiro molto più lungo nell'esaminare l'atteggiamento di Pio XII e le parole e i toni che usa. Ben diverso è il cardinal Schuster, che il primo maggio del 45, quindi siamo a pochissimi giorni dalla liberazione di Milano, scrive una lettera pastorale al clero, al popolo, che è sorprendente anche per la crudezza dei particolari che dice. Normalmente non c'è questa crudezza in un documento episcopale. E Schuster è vero che comincia, come prima denuncia, la fa sulla dozzina di crocifissi decapitati e sfregiati dai militi, quindi un atto sacrilego su un oggetto importante, sacro per i credenti, ma comunque un oggetto. Solo dopo parla delle esecuzioni capitali a Milano, e però arriva a parlare di San Vittore. E qui dice: già si sa che contro gli ebrei è stata una vera e spietata caccia all'uomo, non si è perdonato né a condizione né a età né a sesso, uomini, donne, vegliardi, pargoli, lattanti, tolti magari di letto, di cuna, sono stati brutalmente cacciati in carcere, ammonticchiati in locali insufficienti e infetti, con bastonature ed altri vilipendi, forniti di scarse vettovaglie, sono stati ammassati in vagoni chiusi e piombati per essere tradotti in Germania e in Polonia nei tremendi campi di concentramento. Molti non hanno resistito, sono morti per strada. Quindi nelle parole Schuster c'è la sostanza di quello che è successo agli ebrei, per i quali poi si rivendica naturalmente il sacrificio fatto anche da preti e laici della diocesi di Milano per la salvezza. Credo che nella crudezza delle parole di Schuster, non tanto queste quanto quelle che vengono dopo, in cui si parla esplicitamente delle forme di tortura fatte a San Vittore, quindi si parlano flagelli, catene di ferro, legature, le mascelle spezzate, gli spilli conficcati tra le unghie dei piedi, cioè un documento episcopale molto particolare. Ecco, credo che in questo realismo di Schuster contasse l'esperienza dei tanti preti finiti a San Vittore. E qui chiedo di sospendere per 15-30 secondi il tempo, tanto sono finito, perché voglio ricordare Don Giovanni Barbareschi. Domani gli daremo un riconoscimento a pochi passi, a pochi metri da qui. Barbareschi fu uno di quei salvatori, torturato anche lui nel carcere di San Vittore, e ieri si parlava di Piazzale Loreto. Barbareschi, di fronte allo scempio dei cadaveri degli antifascisti esposti a Piazzale Loreto, fu uno di quei preti che andò da Schuster dicendo: Eminenza, vada in piazza, questa è l'occasione in cui lei arcivescovo deve andare in piazza. Schuster non volle, si consigliò, non volle, mandò Barbareschi, che era ancora diacono, non prete, a benedire quelle salme. E Barbareschi ricorda che quando diede la benedizione tutta la folla si inginocchiò davanti a quei cadaveri. L'unica eccezione nella stampa cattolica può essere considerato l'Avvenire d'Italia di Bologna, che diede molto spazio anche al racconto di vari sopravvissuti ad Auschwitz. Qui pesava probabilmente il ricordo diretto dell'amministratore del giornale, che era Odoardo Focherini. Qui dovrei rinviare la biografia che ho scritto su di lui, perché Odoardo Focherini salvò decine e decine di ebrei, e però morì lui nel lager di Herzog. Allora, la conclusione è che ci sono altri temi che sono già stati trattati in sede storiografica e che quindi accenno, non li avevo neanche preparati, quindi non li devo saltare, che sono l'accoglienza degli ebrei apolidi, che è un'accoglienza brutale, pari a quella che verrà riservata, anzi peggio, quella che verrà riservata ai meridionali arrivati a Milano negli anni 50 e quella che è stata riservata poi agli extracomunitari. Gli ebrei apolidi addirittura sono mal visti, portano sporco, eccetera, parecchi di loro finiranno nel campo di Fossoli, con un gioco tremendo di ironia della storia.
Non parlo neppure del problema della reintegrazione, del posto di lavoro, del recupero dei beni, eccetera, però mi piace, sono queste righe di conclusione, per dire la persistenza dei pregiudizi e delle lentezze burocratiche e della rimozione di quello che era avvenuto, ricordare quello che ha scritto Amos Luzzatto, nelle memorie di un ebreo di sinistra. Luzzatto era stato durante la guerra in Palestina, nel 1946 torna in Italia per fare studi universitari di medicina. Del viaggio ricordo la cattiva accoglienza, a dire il vero la prima di tante, al confine di Ventimiglia. Un finanziere in grigio verde mi interrogò con indifferenza. Cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, religione. Infine, con la massima indifferenza burocratica, razza, lo guardai sbalordito. La neonata Repubblica Italiana, passata la guerra, dopo l'eliminazione del fascismo, mi chiedeva la mia razza. Possibile. Ma il finanziere non si era minimamente scomposto. Con lo stesso tono di voce avrebbe potuto chiedermi che numero di scarpe portavo. Decisi di provocarlo e risposi: bianca. Il finanziere doveva soltanto riempire quella casella. Con totale indifferenza scrisse: bianca.